Scrive Poliakov in Il mito ariano: ecco dunque che si manifestano, molto prima di Gobineau, le fonti dirette ed esplicite del mito ariano, quelle di cui si tratterà più oltre. Questo mito presenterà la singolarità di essere integralmente manicheo, contrariamente a quelli che abbiamo appena trattato. In quanto, quali che fossero state le preferenze particolari dei nostri autori, essi si accordavano per far alternare luci ed ombre nelle loro rappresentazioni, non senza qualche attrattiva in un teno in un oranan, per la gioventù e la virilità delle razze dette germaniche.